studenti in piazza contro il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini. Il corteo No Salvini Day si è svolto il 16 novembre 2018 a Milano, Roma, Napoli e in altre città, per un totale di 70, comprese quelle di oggi, per chiedere più fondi per l'istruzione e l'edilizia scolastica, protestare contro i tagli e le promesse del governo, contestare il piano scuole sicure e l'alternanza scuola-lavoro. Siamo in 100.000 in più di 70 città italiane per manifestare contro i continui tagli all'istruzione pubblica, ha detto Giacomo Cossu, il coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza, alle ore 14. 30 saremo a Montecitorio con un'azione per chiedere al governo il taglio dei sussidi statali ai petrolieri e il finanziamento dell'istruzione pubblica. Scendiamo in piazza perché devono essere ripristinati i finanziamenti alla scuola e all'università sottratti negli ultimi 10 anni, con un investimento di 7 miliardi all'anno. La manifestazione, a cui hanno partecipato migliaia e migliaia di studenti, ha avuto toni diversi. A Milano, in Piazza Duomo, sono state bruciate bandiere della Lega e del M5S, sono stati lanciati uova e petardi contro gli agenti in tenuta antisommossa a pochi metri dal consolato degli Stati Uniti, mentre in via Turati tra i binari del tram è stato scritto No Borders, con un manichino sistemato per rappresentare le vittime della migrazione. A Roma un fantoccio di Salvini è stato appeso con una corda da Ponte Sulicio, nel cuore della città. Alle azioni degli studenti di Roma e Milano, Salvini ha replicato con un tweet: bruciare bandiere, immagini, simboli, libri. Non è bello? Noi all'odio e all'ignoranza risponderemo comunque sempre con le idee, e con il sorriso, amici. Sui social network, appunto, la manifestazione studentesca ha scatenato un'infinità di commenti. Commenti opposti. Alcuni a favore dell'iniziativa, altri contrari. Ma molti, come riporta il sito T, non si sono limitati a manifestare il proprio dissenso. L'hanno condito con insulti e frasi piene di odio, che incitano alla violenza. Una reazione piena di rabbia quella di alcuni utenti, come quelli che si sono riversati sulla pagina Facebook Local Team durante la diretta della manifestazione. Radunateli in uno stadio e poi, al sicuro, potranno dimostrare liberamente, dopo aver fatto la doccia, naturalmente. Giù in fondo, dove c'è scritto docce, ha scritto un utente. Buffoni cerebrolesi, ha commentato un altro. E ancora, tra gli altri, manganellate a più non posso contro genitori e figli e perché non si impiccano?